5 minuti ne parlo molti di meno perché le cose che hanno detto sono tutte sottoscrittive. E quindi io vado subito al nodo della questione. Cioè io credo che quello che è stato fatto oggi è una cosa importante ed è un punto di partenza su cui noi dobbiamo costruire il resto, diciamo. E per questo io penso che sia importante che da qui nasca un coordinamento, una struttura che appunto abbia due compiti. Il primo, quello di creare una mobilitazione e quindi lavorare, anch'io penso che la del 29 sia più agevole, cioè più agibile, diciamo, da parte per avere il tempo per costruirla e quindi che si faccia elemento promotore di quella manifestazione con le caratteristiche appunto che abbiamo detto. Secondo, che questa struttura poi diventi anche uno strumento di comunicazione. È chiaro che la comunicazione è l'elemento su cui si costruisce il consenso e quindi noi abbiamo un sistema mediatico che non è che è ignorante, lavora e lavora molto bene, ma per gli altri. Quindi io non penso che ci siano, come dire, lacune oppure ingenuità da parte dei giornalisti. È un sistema mediatico costruito, è un apparato ideologico da servire. Quindi noi dobbiamo fare un lavoro contro questo sistema informativo. E io credo, e su questo come Transform, non solo Italia ma Europa lavoreremo, l'elemento, diciamo, la costruzione di un incontro, di un seminario che possa esserci utile in questo senso, mi sembra una cosa importante che mi metto a disposizione per crearlo insieme a voi al più presto. L'ultima cosa che dico è invece sul carattere internazionale della campagna. Noi in questi mesi, come Transform, abbiamo costruito un sistema di relazione che parte dall'accoglienza dei profughi che nei mesi scorsi hanno attraversato l'Europa, la carovana che è partita dall'Austria e che ha raccolto i siriani che scappavano dalla guerra è stata lanciata da una nostra collaboratrice che poi è diventata un fatto di massa. E quindi io credo che ci siano degli elementi anche di positività su cui noi dobbiamo rilanciare. Cioè esiste in Italia e in Europa un popolo che si rifiuta di schierarsi militarmente in questa guerra. E noi credo che abbiamo un compito adesso storico, che è quello di ricomporre questo popolo in Italia e in Europa. Penso che questa iniziativa di oggi deve avere questo carattere. E che noi dobbiamo contare su quello che abbiamo, perché troppe persone in Italia non hanno più punti di riferimento. Noi dobbiamo costruire questo punto di riferimento per il popolo della pace qui e in Europa. Penso che a Salonicco, a novembre, a fine novembre, ci sarà un incontro internazionale delle reti, Raffaella, Filippo, Sergio ne fanno già parte, quindi sanno perfettamente di cosa parlo, però penso che noi quelle costruzioni dell'iniziativa la dobbiamo fare a livello europeo, perché questo popolo non solo è europeo, ma guarda anche gli altri come nello spirito che diceva prima di me, cioè con una capacità di dare rafforzo, di dare forza a quei momenti, anche movimenti di società civile che in quei paesi lavorano insieme a noi. Noi li abbiamo incontrati nei social forum e li incontriamo sempre. E quindi noi questa spinta e questa capacità e questa possibilità ce l'abbiamo, oggi dobbiamo giocarcela.